Buonasera amici di RTC, siamo con Gianluca Giacomelli, imprenditore. Gianluca, è un momento difficile per l'economia in genere, in Calabria atavicamente difficile, eppure tu insomma con audacia e con coraggio hai affrontato una nuova sfida. Grazie, sì, sicuramente è un momento difficile perché per tutto quello che sta succedendo, però io penso che comunque ci vuole il coraggio lo stesso per investire, per andare avanti. Comunque la città è una città che merita e che se fai delle cose particolari, delle cose che comunque la gente sa apprezzare, io ho notato questo. Poi tra l'altro ho visto anche che la città si sta molto rivalutando rispetto a prima, proprio perché stanno nascendo più localini. C'è nuovo fermento nel centro storico, sono diversi locali. Sì, ci sono diversi locali, stanno nascendo diversi locali, questo qua è una cosa importantissima perché praticamente la gente è contenta di questo, comunque vive bene la città, vive diversamente da quello che era prima sicuramente. E quindi è una cosa molto molto importante, avere questo coraggio fa bene, secondo me fa bene allo spirito e tutto quanto. Sono contento di questa cosa qua, finalmente riprendo anche il beverage perché come ben sai adesso mi ero dedicato alla rosticceria e alla pizzeria, adesso riprendo la cultura delle birre, è una cosa che comunque mi piace, mi è sempre piaciuta. E quindi con uno spirito sicuramente positivo. Sì, infatti è proprio questa la cosa bella, creare molte attività vicine, abbiamo un bellissimo rapporto e c'è un rapporto di comunicazione tra tutti i locali, più locali vicini ci sono, che fanno cose diverse, è sempre meglio, cioè la gente è propensa così ad andare da un localino all'altro, come si fa a Barcellona, come si fa in tutte le città più grandi del mondo, voglio dire, no? Più locali ci sono, piccolini, interessanti, e la gente va da una parte all'altra. Parlavamo di coraggio, di audacia, no? Perché il momento non è semplice per nessuno e di conseguenza insomma aprire una nuova attività commerciale bisogna pensarci tante volte. Certo, bisogna pensarci, però ci vuole sempre fiducia e come ho detto prima, secondo me le persone vengono invogliate da queste iniziative, quindi più iniziative ci sono secondo me e più la città risponde bene secondo me. È una cosa che mi è sempre piaciuta, comunque curare il cliente. È come se uno ha un piccolo soggiorno dove ospita i suoi amici e quindi ci mette tutta la passione possibile e immaginabile. Questo è quello che ho sempre vissuto io da imprenditore, diciamo. Come vedi il futuro di queste città e in Calabria? Allora, a livello economico chiaramente. Sì, io lo vedo positivo, sono sicuro che la Calabria soprattutto in genere si riprenderà sempre di più, perché comunque c'è una nuova evoluzione, c'è gente più preparata, comunque anche i miei colleghi sono tutti colleghi che adesso cominciano a studiare, quindi propongono sempre cose, iniziative nuove, cose nuove rispetto a quello che era il passato, che comunque bastava soltanto due noccioline, due cose, oppure fare le cose così. Allora c'è qualità. Adesso c'è qualità, molta qualità, la gente ha capito che ovviamente il cliente spende, preferisce spendere qualcosina in più, però mangiare bene. E questa è veramente una cosa importantissima. Sono suo figlio, sono contento che abbia aperto una nuova attività, è una cosa di cui vado fiero e sono contento che possa avere queste nuove esperienze che lui ama fare, è proprio quello che mi ha detto, che lui ama avere queste nuove esperienze, sperando che ne possa aprire molte altre come questa. Secondo me la gente deve investire, anzi vi auguro di investire in questa Calabria, perché la Calabria è bellissima, è spettacolare. L'estate ancora di più, ce ne dà più atto sicuramente, quindi investite ragazzi, fate le cose come bisogna farle e andate tranquilli.